Radio Luis, Roma Fashion Fest, in occasione dei 20 anni della Tavo 2, siamo in compagnia di Bigio, protagonista, abbiamo scoperto del film sui soliti di otto. Protagonista unico? Sono l'unico protagonista di questo film, sì, c'è un altro, Mandelli, che vabbè fa una particina. Sì, insomma. Fa una particina, capito? Io faccio proprio faccio la parte del leone, il film è tutto su di me, su quanto sono figo, insomma è figo. Quale sarà la differenza tra la serie che passo in film e che la serie sarà più, cioè sarà più tipo serie, no? Mentre il film sarà più film, ecco. 4 novembre esce, mi raccomando, andate a vedere. È più film, proprio un film, mentre la serie uno dice guarda bella sta serie, uno vede il film dice bello sto film, però è proprio un film, mentre la serie è più serie, non so se continuerà anche la serie, ovviamente. Lo so, questo lo potremmo scoprire, vabbè, con lo scoop? Dai. Sì, sì. Altri progetti in vista? Ma dei progetti, boh, niente. Cioè, vedi che mi fa figo che c'ho altri progetti, ma però purtroppo. Mentre, no. Sì, è un film con Raul Bova, però siamo io Raul Bova, un altro con forse c'è la Bellucci, una Paola Bellucci, cioè, vediamo ragazzi. Un caso bello, adesso siamo lì. Possiamo le dita come sempre. Quindi ovviamente ci aspettiamo anche questo video. Dove sono? Viale Romania. No, non ci vengo io per Romania. No, è una bella zona. No, è una brutta zona. No, ma che non per il fatto che sia Romania, che sono meglio di no, grazie, ho fatto la gara. Comunque, faccio bene, ci vediamo. Bene ragazzi, Radio Luis Michele. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Radio Luis, Roma Fiction Fest, festa dei 20 anni della Tavo 2. Siamo qui col Nongio, protagonista del film di prossima uscita, prodotto da Tavo 2, I soliti idioti. Allora, cosa rappresenta questo film per te? Beh, per me questo rappresenta sicuramente una... diciamo così, un traguardo che io ho sempre sognato, perché scrivere un film e poterlo interpretare è sempre stato un sogno sia mio di Fabrizio. Chiaramente il film fa cagare, però non ci potevamo aspettare. Bene, continuerà anche la serie dei soliti idioti? Sì, sì, credo che si dipende tutto dal film, voglio dire, se non va nessuno a vedere il film, che cazzo la facciamo fare, quanta serie, no, vediamo come va il film e poi vediamo come va. Sicuramente andrà bene. Io mi tocco, in questo momento sto toccando niente. Niente, non sto adesso facendo assolutamente niente. Adesso niente, adesso sì, adesso no. Siamo in radio, quindi non si vede. Non si vede. Quello che vuoi. No, ho toccato così un mio amico, Palla. Allora, in bocca al lupo per tutto, no. E speriamo di vedere come va questo film. Dai, cazzo, Gianluca.